questa è la logica che ho portato avanti da anni e quella che porterò avanti fino all'ultimo giorno della mia vita. Io vi concedo, riprenderemo domani sera e dopodomani fino all'ultimo, finché non avremo verità e giustizia in questo paese. Grazie e buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io vedo e prendo atto che questa campagna elettorale per le elezioni amministrative provinciali va via via trasformandosi sempre di più in un'anticipata elezione amministrativa comunale, che sinceramente non so quando si potranno tenere. Io personalmente avrei preferito non intervenire su quanto di brutto accaduto in questi giorni nel nostro paese, lasciando alla magistratura e alla giustizia fare il suo corso, fare chiarezza e ripristinare la legalità in questo paese ultimamente così offeso nella sua dignità e nella sua moralità. Purtroppo l'ormai ex sindaco Nicola Fiorito, amico Nicola Fiorito, parlando ieri sera da questo palco, mi ha chiamato in causa quale consigliere comunale di opposizione, tentando di imbrogliare tutto e tutti, e di questo devo riconoscere che è un maestro a mischiare proprio il sacro con il profano, ed io ho il dovere di rendere un po' chiarezza e di dire esattamente come stanno effettivamente le cose. A noi consiglieri comunali è stato notificato il decreto di rimozione del sindaco di Ruffano e di scioglimento del consiglio comunale, per cui ad oggi noi non siamo più consiglieri comunali, non esiste più il consiglio, esiste solamente la giunta per atti di straordinaria, di ordinaria amministrazione, finché il prefetto non nominerà un commissario. Decreto firmato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, su proposta del Ministro degli Interni, Avvocato Roberto Maroni. Questo è un fatto molto grave, mai accaduto in questo Paese, anzi devo dire che in Italia è uno dei pochissimi paesi, Ruffano è uno dei pochissimi paesi in Italia ad aver subito quest'onta, un'onta che ci lascia tutti sbigottiti, sgomenti, increduli, rammaricati e risentiti verso tutti coloro i quali in questo tempo, in questa serata, stanno cercando di colpevolizzare e di addossare delle colpe all'opposizione, colpe che effettivamente noi non abbiamo. Noi siamo stati eletti dal popolo per amministrare il paese e abbiamo sempre cercato di farlo nel migliore dei modi possibili, rispettando prima di tutto le nostre coscienze e poi il popolo di Ruffano. Purtroppo, come consiglieri di minoranza, è toccato a noi l'ingrato ed il difficile compito di controllare l'operato del sindaco e della sua amministrazione. Abbiamo sempre cercato di farlo nel migliore dei modi possibili, amichevolmente, avvertendo il sindaco dei suoi errori, ma certamente di fronte alla sua arroganza, di fronte al suo menefreghismo, molte volte siamo stati costretti anche ad informare la magistratura, anche in considerazione del fatto che oggi come oggi i sindaci purtroppo hanno tanti poteri, non possono subire controlli da parte di chi che sia. Ma allora noi abbiamo fatto delle denunce per illeciti amministrativi, tipo quello che diceva prima Pasquale, le questioni Lindolo, ma sono tutti questioni, peccati veniali che certamente non hanno determinato la rimozione di sindaco di Nicola Fiorito. I reati sono stati invece molto più gravi, che vanno dalla corruzione alla concussione, e noi certamente cosa c'entriamo noi dell'opposizione con le presunte tangenti del 7%? Cercheremo di domani sera di terminare. Grazie, scusate.